Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In apertura il blitz al mercato comunale di Via Nicolai a Bari, un'operazione congiunta da parte di diverse forze dell'ordine contro l'abusivismo commerciale e il microcrimine. Questa mattina presso il mercato comunale della ex manifattura tabacchi in via Nicolai si è tenuta un'operazione congiunta della Polizia Locale e Polizia di Stato con il supporto della Guardia di Finanza e Carabinieri per contrastare l'abusivismo commerciale e il microcrimine. I controlli sono partiti all'alba ed hanno interessato tutti i box, circa 200, che non sono più occupati da attività commerciali. Le operazioni di controllo si sono rivelate più complesse del previsto ed hanno richiesto l'ausilio della multiservizi per permettere alle forze dell'ordine di accedere ed ispezionare i locali, grazie anche all'ausilio dell'unità cinofila antidroga della Polizia di Stato. Durante i controlli sono stati sequestrati 15 kg d'olio, 14 litri di alcol, frutta e verdura di dubbia provenienza e sanzionate due persone con multe che ammontano a 5.000 euro per reati amministrativi. Le operazioni di pubblica sicurezza che questa mattina hanno interessato alcuni ambienti della ex manifattura dei tabacchi sono il migliore esempio di quella collaborazione istituzionale che abbiamo ricercato sin dai primi giorni del mio mandato. Commenta così il sindaco di Bari, Vito Leccese, l'intervento delle forze dell'ordine e prosegue. Da tempo avevamo denunciato la situazione di illegalità che si andava intensificando nei luoghi della manifattura, non ancora oggetto di riqualificazione. Purtroppo anche l'impegno costante della polizia locale in alcuni casi non è stato sufficiente a contrastare abusi e pratiche al di là del lecito. In questi casi l'unico modo per intervenire in maniera efficace per contrastare situazioni di illegalità è sotto la direzione e il coordinamento delle forze dell'ordine, che intendo ringraziare ancora una volta. Infiltrazioni mafiose nel comune di Bari. Terminati i lavori da parte della commissione d'accesso, la relazione sarebbe già stata consegnata al prefetto Francesco Russo, che a sua volta sarà chiamato a trarre le conclusioni e formulare la proposta da dare al Ministero dell'Interno. È stato completato in questi giorni il lavoro della commissione d'accesso nominata dal Viminale per valutare eventuali infiltrazioni mafiose all'interno dell'amministrazione comunale di Bari. La relazione finale, riporta l'ANSA, sarebbe già stata consegnata al prefetto di Bari Francesco Russo, che a sua volta sarà chiamato a trarre le conclusioni e formulare una proposta al Ministero dell'Interno. Qualora fosse indicato lo scioglimento del Consiglio Comunale, il provvedimento dovrà essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro 3 mesi dalla trasmissione della relazione. La commissione era stata nominata il 22 marzo scorso, a poche settimane dall'operazione della DDA di Bari denominata Codice Interno, lo stesso che aveva portato all'arresto di 130 persone. Un'inchiesta degli inquirenti baresi che si ipotizza l'esistenza di un intreccio tra imprenditoria, politica e criminalità, con fenomeni di voto di scambio politico-mafioso. Le indagini avevano portato anche la amministrazione giudiziaria di AMTAB, la municipalizzata dei trasporti, per presunte infiltrazioni mafiose, in particolare nella gestione delle assunzioni. In questi 6 mesi di lavori, gli iniziali 3 mesi di tempo sono stati poi prorogati a 6, la Commissione ha letto il voluminoso fascicolo dell'inchiesta, acquisito documentazione, ascoltato il procuratore, i vertici politici e amministrativi del Comune, che all'epoca era guidato dal sindaco Antonio De Caro, ora europarlamentare. La nuova amministrazione comunale, guidata sempre dal centro-sinistra con il nuovo sindaco Vito Leccese, è stata eletta a giugno. La cronaca adesso. Sarà eseguito oggi l'esame autoptico sul corpo di Antonella Lopez, la 19enne morta a seguito della sparatoria di sabato notte avvenuta al Baia di Molfetta, una discoteca del luogo pugliese. Nella notte alcuni malviventi sono entrati nel locale saccheggiando quello che hanno ritrovato. Ascoltiamo. Si terrà davanti al GIP di Bari l'udienza di convalida del fermo di Michele Lavopa, il 21enne accusato dell'omicidio di Antonia Lopez e del tentato omicidio di 4 giovani, tra cui il 20enne Eugenio Palermiti, nipote del capoclan del quartiere Iapigia. Il 21enne barese ha dichiarato di aver agito contro vecchie ruggini del passato e delle offese e minacce, e soprattutto di essersi difeso quella notte. Indagati 3
suoi amici per favoreggiamento. Antonella Lopez ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica all'interno della discoteca Baia di Molfetta. Aveva 19 anni e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto da scudo proprio a Eugenio Palermiti. La VOPA, rintracciato dai carabinieri nel pomeriggio di domenica, ha confessato di aver sparato almeno 6 colpi, secondo gli inquirenti, per colpire Palermiti, e ora si trova in carcere. Nelle prossime ore, intanto, nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima. Il locale, posto sotto sequestro, è stato nelle scorse ore saccheggiato da alcuni ladri che sono riusciti ad entrare nella notte. L'episodio sarebbe avvenuto, infatti, tra lunedì e martedì. Ad accorgersi che qualcuno fosse entrato, alcuni dipendenti di un'attività vicina. Dalle prime notizie, i malviventi sarebbero entrati forzando una finestra sul retro. Alcuni locali e uffici sono stati messi a soqquadro, soprattutto l'edificio del proprietario Nicola Spadavecchia. Impossibile ricavare immagini del furto, in quanto i sistemi di videosorveglianza di Baia sono in mano agli inquirenti per ultimare il caso Lopez. E a pochi giorni dalla sparatoria a Molfetta, i riflettori sono adesso puntati sul tema della sicurezza nei locali notturni nel Barese. Sul punto si è espresso anche il coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Bari, Francesco Giannella, secondo cui i giovani spesso vogliono dimostrare la propria caratura criminale. Intanto è allarme tra i gestori dei locali. In discoteca armati di pistole, in giro di sera tra piazze, locali e cattive intenzioni. Dopo la sparatoria di Molfetta, nella quale la notte tra sabato e domenica scorsi ha perso la vita la 19enne Antonella Lopez per mano di un altro giovanissimo, nel Barese è allarme per la sicurezza all'interno dei locali notturni e nei luoghi della movida. A preoccupare le forze dell'ordine e la società civile, in particolar modo la recrudescenza dei casi di risse, violenze e sparatorie tra gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, ma nella disponibilità di armi e privi di ogni genere di freno etico e morale. Da un punto di vista criminologico, quello che noi registriamo ormai da qualche anno è questo, e cioè che i social da una parte e le aree di frequentazione maggiore della gioventù, cioè discoteche, pub, luoghi di ritrovo, sono le aree nelle quali si scatena la necessità di manifestare apertamente, platealmente, spudoratamente la propria caratura criminale. Manifestazioni che mettono in serio pericolo l'incolumità degli stessi protagonisti, ma anche di tutti i fruitori dei locali notturni e di divertimento, come ricordato dai sindacati di categoria, che pur si stanno attrezzando con metal detector, videosorveglianza e l'ausilio di addetti alla sicurezza iscritti alla prefettura. Non siamo più in grado di fronteggiare un fenomeno così dilagante. Siamo vittime di questi clan. Stiamo in tutte le maniere provando a collaborare con il Comando Provinciale dei Carabinieri, con la Questura, con la Prefettura, ma credo che sia il momento di mettere veramente particolare attenzione a questo fenomeno. Se vengono chiuse le discoteche, queste persone si andranno a divertire poi nei bar e chiuderanno i bar, poi andranno a divertirsi nei ristoranti. L'idea per dare sicurezza al territorio, noi non ci siamo. Se c'è un discorso serio di voler collaborare, noi ci siamo, se no le imprese del divertimento e del turismo dovranno chiudere in questa regione. E il prefetto Rotondi è pronto a salutare la città di Lecce e ha infatti tenuto una conferenza stampa per salutare la stampa locale con un elogio speciale alle forze dell'ordine. Il prefetto Luca Rotondi lascia il suo incarico a Lecce, prossimo a trasferirsi a Bergamo. È stato in servizio nel capoluogo salentino per quasi 2 anni. Al suo posto arriverà Natalino Domenico Manno. Nel suo saluto alla stampa, Rotondi ha tracciato il bilancio del lavoro svolto e ha porto i ringraziamenti alle istituzioni per la collaborazione e al suo staff per la rapidità di esecuzione dimostrata. Vabbè, c'è sempre un po' di tristezza nel saluto a una collettività che mi ha accolto bene, direi benissimo. Tutti sono stati molto vicini alla prefettura per, come devo dire, consolidare una cornice di sicurezza per i cittadini, che è la cosa più importante. Vivere bene in una terra meravigliosa, vivere in sicurezza in questa terra meravigliosa, che ha grandi prospettive di ulteriore sviluppo.
Un elogio Rotondi ha rivolto soprattutto alle forze dell'ordine impegnate nella provincia leccese. Con questo entusiasmo nello svolgere l'attività di tutela dei cittadini e di cornice di sicurezza, in forte raccordo con tutte le istituzioni locali e con la magistratura che qui opera con grande efficacia, io credo che si potranno fare ulteriori passi avanti. Io devo ringraziare i sindacati e devo ringraziare molto anche le categorie produttive salentine, sono sempre state molto vicine e propositive. Il presidente della Camera di Commercio recentemente ha lanciato insieme a me un'iniziativa per sviluppare la videosorveglianza anche con fondi proprio camerali, quindi sono grato anche a tutte le associazioni di categoria imprenditoriali, perché effettivamente si sono resi probabilmente sempre più conto che le potenzialità del Salento sono vastissime, non solo nel turismo ma anche in tanti altri settori. Qua insomma io ci ho lasciato il cuore. E CGIL e UIL scendono in piazza in Basilicata, così come sta avvenendo a Roma, contro il DDL sicurezza. Un provvedimento pericoloso per la vita del paese, così la CGIL ha definito il DDL sicurezza al vaglio del governo nazionale. Per contestare il contenuto della norma, la sigla sindacale ha convocato una manifestazione nazionale a Roma, un dissenso espresso anche in Basilicata, a Potenza e Matera, con altre due mobilitazioni. Da piazza Mario Pagano nel capoluogo di regione Lucano e da piazza Vittorio Veneto nella città dei Sassi, la CGIL ha contestato una norma che, hanno sottolineato, ha il chiaro intento di azzerare la libertà e il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso, che introduce nuovi reati penali e quindi il carcere nei confronti di chi occupa strade, spazi pubblici e privati. Per il sindacato si tratta di un provvedimento che di fatto limita l'iniziativa e le mobilitazioni sindacali per difendere i posti di lavoro e contrastare le crisi aziendali e occupazionali, che chiude in carcere le donne in gravidanza con figli entro un anno di età, che introduce il reato della resistenza passiva rendendo impossibile ogni forma di dissenso pacifico. E oggi siamo in piazza, in tutte le piazze davanti alle prefetture di tutta Italia, e in più oggi pomeriggio davanti al Senato, per protestare contro il disegno di legge chiamato sicurezza, che non è altro che lo spostamento di una democrazia verso uno stato di polizia, con delle norme che introducono reati, addirittura reati contro la possibilità di manifestare e contro la limitazione del sindacato stesso di protestare rispetto al dissenso che il sindacato stesso può avere rispetto a norme sbagliate e alla stessa difesa dei posti di lavoro. E dai consiglieri regionali del PD Lucano è stata presentata una proposta di legge per il sostegno dell'Unibas. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Un'azione di promozione per la sostenibilità economica, ambientale e sociale nelle aree interne. Punta anche a questo la proposta di legge che il gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Basilicata ha presentato ai giornalisti durante una conferenza stampa che si è svolta nella sala di Nardo della Regione Basilicata Potenza. Una proposta di legge, hanno spiegato il capogruppo Dem Piero La Corazza e i consiglieri Roberto Cifarelli e Piero Marrese, finalizzata a sostenere il ruolo che un'università di piccola dimensione come quella degli studi della Basilicata offre in termini di contributo trasformativo per la sostenibilità della regione. L'università, è scritto nella relazione introduttiva del testo, può essere un motore per la rigenerazione dei territori più fragili, per recuperare il senso dell'autonomia e della libertà stabilita dalla Costituzione. Di tutto c'è una grande discriminazione nella distribuzione dei fondi nazionali, dell'FFO, il fondo di funzionamento ordinario, come abbiamo visto qualche sera fa anche la trasmissione televisiva presa diretta, più studenti vanno via, più incassano l'Università del Nord. Con criterio di distribuzione di questo fondo ordinario mette in difficoltà proprio università come le nostre. C'è un tema di supporto ulteriore, come ho detto, di risorse all'Università Basilicata, poi sono, secondo me c'è una dimensione strategica nella quale ragionare. Noi siamo un'isola nella penisola del Mediterraneo. Noi dobbiamo strutturare reti, collaborazioni. La conoscenza è una conoscenza per un pensiero nuovo nel mondo, ma fa i conti anche della realtà territoriale e della dimensione strategica nella quale vivi. Noi dobbiamo assumere questa caratteristica della mediterraneità come elemento di collaborazione, di rafforzamento, di contaminazione delle ricerche, della conoscenza, delle culture del Mediterraneo. Annunciata ma non ancora confermata la presenza della Premier Giorgia Meloni il prossimo 28 settembre a Bari in vista dell'inaugurazione dell'87esima edizione della Fiera del Levante. Un presidio pro-Palestina sarà presente fuori dai cancelli della Campionaria e oggi alcuni manifestanti hanno ribadito le motivazioni della loro protesta.
Vi state preparando per il 28 settembre, cosa chiederete alla Meloni, cosa volete dire, qual è il vostro messaggio? Il messaggio che noi mandiamo alla Meloni chiaramente sarà inascoltato, ma noi diciamo un forte no alle guerre, un forte no al disegno di legge 1660 che cancella le libertà costituzionali di poter manifestare, di un governo che taglia da una parte, taglia dall'altra, però poi appare come il salvatore della patria, cosa che non lo è assolutamente. Quello che aveva detto la Meloni prima non esiste più, ragione in modo assolutamente contrario, filoatlantista fino alle estreme conseguenze con Elon Musk che si augura una guerra civile, anzi ha spinto per una guerra civile in Inghilterra. Queste sono le persone con cui abbiamo a che fare. Siete qui davanti alla presidenza della Regione Puglia, ma manifesterete anche all'ingresso della Fiera del Levante il 28 settembre. Qual è il messaggio che volete lanciare alla Premier Giorgia Meloni? Sì, ecco, siamo qui in piazza per ricordare, diciamo, tutto quello che è stato sia l'anno precedente con tutte le manifestazioni che ci sono state, per ricordare e combattere la complicità di questo governo, dei nostri atenei rispetto al genocidio che sta avvenendo in atto in Palestina e la sua escalation a livello regionale, con tutta poi la complicità data dal nostro governo, data da tutto il blocco occidentale. Noi la stiamo finanziando economicamente e ideologicamente, quindi lottiamo e cerchiamo di portare avanti una vera alternativa anche rispetto a un modello di studi, un modello di società che deve essere diverso da quello che abbiamo oggi. E hanno preso il via a Foggia i seminari del Med Food Anti-Cancer Program promosso dalla ASL. La corretta alimentazione può essere infatti uno strumento di prevenzione al cancro. La grande risorsa è la dieta mediterranea. Se la corretta alimentazione è mezzo importante di prevenzione al cancro, proprio la dieta mediterranea assume un ruolo centrale. Più che stilare tabelle su cibi dannosi o da evitare, è l'insieme delle abitudini alimentari a rappresentare un modello da seguire. Uno dei modelli più referenziati in letteratura scientifica è quello della dieta mediterranea. La dieta mediterranea è una dieta prevalentemente vegetariana, ma non esclude altri alimenti di origine animale, tutto sta a consumare alimenti nella loro giusta proporzione, quello che viene poi definito come l'indice di adeguatezza mediterranea, ampiamente referenziato anche questo in letteratura scientifica. Foggia ha ospitato il seminario di inaugurazione della 18ª edizione del Mid Food Anti-Cancer Program promosso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL per informare su alimentazione, attività motoria, ricerca di abitudini salutari. Non cibi proibiti, cibi ammessi, ma è tutto l'insieme che fa la differenza nelle giuste proporzioni, con una proporzione maggiore, questo bisogna dirlo, per gli alimenti di origine vegetale, senza disdegnare gli alimenti di origine animale. Questo è il modello della dieta mediterranea. Il programma si snoderà su una serie di incontri, nucleo la prevenzione nutrizionale, ma basata su evidenze e ricerche scientifiche accreditate. E si apre mercoledì 16 ottobre negli spazi della nuova fiera del Levante a Bari Didacta Italia. Si tratta della più grande fiera sull'innovazione della scuola, questa volta dedicata alla Puglia. Vediamo di cosa si tratta. 162 eventi formativi che comprendono 112 workshop e 40 seminari rivolti a insegnanti di ogni ordine e grado dei diversi ambiti disciplinari. Arriva a Bari negli spazi della nuova Fiera del Levante dal 16 al 18 ottobre Didacta Italia, la più importante fiera sull'innovazione della scuola in Italia. L'evento rappresenta uno spin-off dell'edizione nazionale. Finalmente l'edizione regionale di Didacta Italia quest'anno approda in Puglia e tra l'altro è la 10ª edizione. È una regione che io conosco benissimo e è viva, vivace e si merita questa bellissima iniziativa. Didacta è una vetrina internazionale della nostra scuola italiana. Qui rappresenteremo la didattica italiana, ma non solo, anche le bellissime esperienze e le buone pratiche della nostra regione Puglia. Quindi sarà un evento straordinario, importante per i nostri docenti, per i nostri dirigenti, per i nostri operatori della nostra scuola. Insomma, sarà davvero un'occasione importante per conoscere e comprendere ancora meglio le eccellenze della nostra scuola. Il
programma offre un ampio ventaglio di opportunità formative, metodologie didattiche innovative come l'alfabetizzazione digitale, la cyber security, grande protagonista dell'iniziativa, l'intelligenza artificiale. Per esempio, l'intelligenza artificiale è una delle costanti da un paio d'anni, ma perché sappiamo quanto è importante che nella scuola si impari ad usare l'intelligenza artificiale. La fiera ha due aspetti, uno è quello espositivo, quindi le istituzioni scolastiche, il personale scolastico potrà avere contezza dell'offerta anche tecnologica, di tecnologie che servono alla didattica. L'altro è l'aspetto formativo, quindi ci saranno tante iniziative, workshop, seminari. L'innovazione tecnologica, se non è accompagnata da una formazione sulla didattica, rischia di non dare le giuste ricadute all'interno delle nostre classi. Venerdì 27 settembre torna a Bari la Notte Europea dei Ricercatori. Questa mattina la presentazione degli obiettivi e del ricco programma. Mettere in dialogo il mondo della ricerca con la società. Questo è l'obiettivo della European Researchers Night, la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, uno dei principali eventi internazionali dedicato al settore che animerà la città di Bari venerdì 27 settembre. Appuntamento in Piazza Umberto, dove dalle 10 del mattino e fino alle 22 sarà possibile stupirsi, incuriosirsi e divertirsi con attività pensate per i visitatori di tutte le età, distribuite in ben 60 stand interattivi. Andiamo al centro della città per portare le nostre iniziative e contemporaneamente apriamo le porte dei nostri laboratori per i cittadini che vogliono venire a visitarci. Questo processo, tutti quanti ci auguriamo che non sia semplicemente un impegno occasionale che si ripete ogni anno, un episodio, ma che diventi qualcosa di più strutturato e più continuato. Un'occasione unica di incontro tra la cittadinanza e il mondo della ricerca che si svolgerà in un'atmosfera informale e giocosa e permetterà di informarsi sulle ultime novità del mondo della ricerca, di immergersi in giochi, esperimenti e attività pratiche, di ascoltare gli interventi che verranno messi in scena e soprattutto di dialogare con chi ha fatto della ricerca la propria missione. Riteniamo che questo possa rappresentare l'inizio di un percorso che ci porti verso la città della conoscenza. Bari ha strutture universitarie, centri di ricerca, atenei importanti e anche istituti nazionali di alta formazione, quindi credo che sia importante mantenere un rapporto che possa creare un rapporto di osmosi civica. Nelle sale del Museo Archeologico Domenico Ridola di Matera, ieri è andato in scena il terzo appuntamento del Festival Duni, il concerto Divine Bellezze, i mottetti napoletani per voce sola e continuo. Sentiamo. Terzo appuntamento martedì a Matera per il Festival Duni nel Museo Ridola, protagonista l'Ensemble, la confraterna dei musici che organizza il barocco Festival Leonardo Leo a San Vito dei Normanni in Puglia, diretta al clavicembalo dal suo fondatore Cosimo Prontera. Il concerto di questa sera è dedicato a un momento particolare della musica napoletana, sto parlando di quella del fine 600, inizi 700, un programma tutto dedicato ai mottetti sacri per voce sola e basso continuo. Non è un parolone complicato questo basso continuo, ma in realtà è un accompagnamento che continua, una linea melodica che continua a persistere per tutto il brano. Il momento è particolare in quanto eseguiremo brani in prima esecuzione assoluta, a parte veramente un brano edito, poi tutto il resto è tutto... sono tutti brani inediti, quindi come dire, ci sentiremo dei privilegiati ad ascoltare questo repertorio. Poi all'interno del Festival Duni, che è uno dei riferimenti del Sud Italia e come sappiamo tutti eravamo napoletani tra il 6 e il 700, il fascino e l'orgoglio di eseguire questo repertorio è veramente alto. Nel programma mottetti a voce sola di autori attivi a Napoli tra 6 e 700, con la straordinaria voce solista di Valeria La Grotta, cantante tarantina lanciata ai più alti livelli internazionali.
al via sabato ad Altamura il gusto della parità, storie di cucina. La tradizione culinaria diventa protagonista e strumento di inclusione sociale. Ogni sabato dal 28 settembre al 26 ottobre Altamura ospiterà il gusto della parità, storie di cucina, una serie di laboratori artigianali dedicati alla pasta fresca e alla cucina tradizionale, ideati dall'associazione Club delle Orecchiette sui sentieri della Murgia. L'iniziativa, realizzata nell'ambito dell'avviso regionale Futura la Puglia per la parità, con momenti di condivisione e degustazione che uniscono storia, creatività e tradizione culinaria, promuove le pari opportunità. Un progetto aperto a tutti a partire dai 10 anni per riscoprire la buona cucina e abbattere gli stereotipi di genere. In questi laboratori, che inizieranno dal 28 settembre e si concluderanno il 26 ottobre, ogni sabato per 5 sabati, e gli orari sono dalle 10 alle 16. Faremo laboratori di pasta, impareremo come si fa un buon impasto, realizzeremo i formati tipici della Puglia, orecchiette, cavatelli, cavatellini, taglioline e tanti altri formati, e poi realizzeremo dei piatti tipici della tradizione, naturalmente usando tutti i prodotti autoctoni, come il grano duro, quindi semola di grano duro, e tutti gli ingredienti che fanno parte di una cultura enogastronomica della Puglia. Collaboriamo con associazioni come Autism Friendly e l'Auxilium per rendere questi laboratori inclusivi, aperti a tutti. We Are in Puglia brilla con le stelle internazionali del padel al Foro Italico. Vediamo. Per 2 giorni a Roma, nel Tempio dello Sport, che è il Foro Italico, per il padel si sono dati appuntamento campioni di fama internazionale insieme ad ambassador del mondo del calcio e dello spettacolo. L'Italia Padel Awards Oscar del padel, organizzati dal Corriere dello Sport Stadio, racconteranno quanto il padel sia uno sport che ha conquistato veramente tutti. In questo contesto internazionale, la Regione Puglia e l'Assessorato al Turismo Puglia Promozione sono partner istituzionali. Abbiamo avuto il piacere di portare la Puglia al Foro Italico il giorno dopo la designazione della Regione Europea dello Sport per il 2026, un impegno che abbiamo voluto legare alla partecipazione della Regione Puglia agli Italian Padel Awards, ha detto Raffaele Piemontese, assessore allo sport della Regione Puglia. Esiste un potenziale legato alla pratica di una disciplina sportiva in regione quale il padel, in crescita esponenziale, di largo accesso popolare per ogni fascia di età, con una federazione internazionale padel che affilia ormai 65 federazioni nazionali con oltre 18 milioni di praticanti nel mondo. E a questo è il target che mira l'assessorato regionale al turismo Puglia Promozione nell'ambito del prodotto turistico sport. Natura e benessere. Il padel a livello nazionale vede la Puglia attestarsi come una delle regioni più in crescita, registrando un incremento dei campi superiore al 100% rispetto all'anno precedente. Per galvanizzare l'interesse degli appassionati di padel, a Roma è stato presentato in anteprima il video promozionale del brand Puglia per il padel. Seguiranno poi altre attività on e offline e attività di comunicazione specifiche dedicate nelle città di Bari e di Foggia. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.